che per il successo dei mondiali io mi dissi se i mondiali vanno bene, che tutto finisce bene, che è un successo, e lo fu, tanto che il nostro mondiale di calcio diventò proprio l'esempio per gli Stati Uniti, con molte persone che andarono a lavorare anche lì, dico, mi regalo la prima Ferrari della mia vita e mi comperai una 348. Mi ricordo gialla, perché per me il colore giallo è il E la colore Ferrara. della Ferrari. E rimasi molto impressionato perché mi trovai una volta in un semaforo con vicino un ragazzo con una GT Golf GT nera. Partimmo e lui partì prima di me, ebbe un'accelerazione da 0 a 50, da 0 a 100 maggiore. E quando io chiamai Niki e gli feci provare per la prima volta la 348, mi disse: "Ma questa è una macchina che fa un grande grande rumore, poi sei sempre lì, come per dire, non sembra una Ferrari". E io feci la prima riunione nella sala riunione per conoscere, diciamo, i primi livelli di Maranello, e mi rimasero impresse due cose. Uno, che il 90% di loro erano ingegneri, quindi si occupavano loro del colore delle macchine, del nome delle macchine, dell'estetica, del design. Erano ingegneri con una cultura veramente da ingegnere, poca cultura di marketing, poca cultura dell'organizzazione. E la seconda cosa, che mi presentarono i due modelli di allora, perché adesso secondo me si fanno troppi modelli. Allora ce n'erano due: c'era la Testa Rossa 12 cilindri e la 348. E io, facendo finta di niente, me li feci illustrare. Quando mi illustrarono la 348, me la magnificarono come prestazioni, come tecnologia. E io gli dissi: "Guardate, voi siete sfortunati perché siete davanti a un cliente della 348 molto insoddisfatto.